Viaggio Ricordi, benvenuti in un nuovo video. È un'emozione stranissima stare qui davanti a videocamera perché non registro un video da sola da un botto di tempo, e con da sola intendo io e me stessa in camera mia, perché tutti i video che ho registrato erano sempre con qualcuno. Agosto è stato un mese un po' così perché comunque tutti in ferie, allora ho deciso di fare dei video un po' più easy, al contrario di settembre che inizieranno video più interessanti. Volevo avvisarvi che finisco di fare il weekly il 12, perché dal 9 al 12 faccio la mia ultima vacanza, che vado a Roma, quindi perché per chi è lì di Roma, se mi becca, sì, ho un brufolo qua anche. Anche perché dopo inizia la scuola. Ditemi se volete un back to school. Questo video è un video molto 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 interessante, secondo il mio parere, perché è un video in cui esprimo la mia opinione sull'essere magri o in generale sul corpo di una persona. Sono stata ispirata a fare questo video da due cose. Prima di tutto da una foto che ho visto su Instagram di una ragazza che si chiama Alice Basso, che vi faccio vedere in questo momento, e da un'applicazione. Vi introduco prima l'applicazione e poi passiamo al video vero e proprio. Praticamente mi ha contattato questa applicazione che si chiama Pump Up e mi ha chiesto di vedere l'applicazione e di farvela vedere anche a voi. Più avanti scoprirete il motivo della mia ossessione per le applicazioni di fitness, ma questa applicazione mi è piaciuta di più delle altre e sono veramente sincera quando ve lo dico, non ve lo dico a caso, per due motivi. Allora, sempre per un motivo che vi dirò avanti, più specificandolo, perché fa parte della mia history. Questa applicazione ha delle playlist di workout, ha tante playlist. Quando voi ne aprite una, avete tutti gli esercizi che dovete fare svolti con un tutorial meccanico. A me piace vedere le figure computerizzate e non le persone, non so perché. Ma fondamentalmente questa community, che è propriamente una community di fitness, di spronamento personale per un'altra persona, ha una bacheca di Instagram, come se fosse Instagram, in cui voi potete pubblicare le vostre foto ispirazionali di ciò che mangiate, degli esercizi, dei vostri progressi. La trovo una cosa molto molto bella, in quanto ogni persona può condividere su un'applicazione i propri esercizi, ma allo stesso tempo può far vedere all'altra persona che è migliorata e può farlo anche l'altro. E quindi lo trovo molto ispirazionale per questo, e come sapete a me piacciono troppo le cose ispirazionali. Quindi io vi consiglio di scaricarla non solo per fare esercizi, ma anche per trovare delle ricette, per trovare delle foto. Partiamo con la storia, perché voglio parlare del corpo, dell'essere magri, bimumba. In questo periodo vedo certe youtubers che stanno portando avanti un modello che non mi piace, che pubblicano su Instagram certe foto che mostrano un modello di fisico diverso da quello che dovrebbe essere un modello di fisico sano ed equilibrato. Fondamentalmente sono due ragazze, sono over, quindi non cercate fra i giovani. Quello che mi dà più fastidio è che questo modello di corpo scheletrico venga seguito dalle ragazze come modello di perfezione, quando è evidente che c'è qualcosa che non va, perché hanno un bel testone enorme e il corpo scheletrico, e questo non vuol dire essere segno di salute, ma vuol dire che il tuo corpo non è progettato per quel tipo di fisico e non è una magrezza naturale sana, ma è una magrezza che va oltre all'essere sani e normali. Questo si va a sommare anche al fatto che vediamo spesso modelle, le prendiamo come modello di riferimento. Io vorrei fare una distinzione: le modelle comunque sono sì magre, io in questo caso intendo modelle di Victoria's Secret, che sono quelle che adesso vanno più di moda, e va di moda a dire voglio essere una modella di Victoria's Secret. Sono sì magre, ma fanno quello per lavoro, nel senso, anche una Belen Rodriguez è sì magra, se un fisico perfetto è oggettivamente una bellissima donna, ma è oggettivamente una bellissima donna perché il suo lavoro nella vita è essere una bella donna per fare poi quello che fa. Se non avesse quel fisico, non lavorerebbe come sta lavorando in questo istante. Quindi per loro è una cosa normale avere quel tipo di corpo. Se tu che guardi e sei spaventata da te stessa perché ti consideri troppo grassa, quando in realtà è un fisico normale, devi comprendere che i modelli che stai osservando non sono modelli raggiungibili, perché questi youtuber offrono un modello sbagliato di vita, che vanno oltre, e le modelle offrono un modello di vita che è adatto solo per la loro vita, per rappresentare il loro
per lavorarci praticamente. Per quello a me piace molto lo stile e la fisicità delle Kardashian, perché nonostante comunque offrono anche loro un fisico un po' impossibile da raggiungere, perché anche quello innaturale, bustini, massaggi che costano non so quanto, però vanno oltre al solito modello di magrezza, perché loro sono tutt'altro che magre, sono curvi effettivamente, perché hanno tante curve. Offrono un modello che sta cambiando mano a mano la mentalità della visione del corpo di una persona. Nel mio caso ho vissuto anch'io dei momenti di vita in cui ero abbastanza cicciatella, ho passato un momento in cui ero un pochino sovrappeso e devo dire che non è stato un momento bello della mia vita, perché vabbè, in realtà è stato un momento bello perché io non me ne rendevo conto, però guardando nel passato penso che un po' cicciottella lo ero, un po' alla fine venivo esclusa per questo. Adesso io non sono magra per niente, cioè non mi considero magra. Sotto dei miei video molte ragazze mi commentano, diciamo, ma come sei bella, che bel fisico, cosa fai? Tutta una ragazza mi diceva, che bella pancia piatta che hai. Raga, non ho la pancia piatta, ho la pancettina, perché io non faccio assolutamente workout. E fidatevi che se una persona non muove un muscolo è impossibile che abbia la pancia piatta. Quindi non crediate che a chi vi dice sono magra per costituzione, perché ok, è possibile essere magra per costituzione, ma è un caso su un milione, ma perché avere una pancia piatta è perfetta, devi fare qualche sport, anche solo correre una volta a settimana. Io non faccio niente, non ho la pancia piatta, ho un po' rotondetta. E il mio culo è genetica, ma per il resto sono veramente un po' floscetta, perché non faccio workout, quindi non voglio che mi prendiate a me come l'esempio di riferimento magro. Se volete prendermi come esempio di riferimento da che bello, voglio essere molliccia come lei, mi piace non essere né magri né grassi, ok, va bene. C'è stato un periodo della mia vita però in cui ho detto, devo prendere in mano la situazione, voglio far qualcosa, ed era prima della maturità, e ho incominciato ad avere questi pensieri da pseudo vegetariana. Ho cominciato a non mangiare più schifezze, non mangiare neanche più carne rossa, tranne un po' di prosciutto, e ho cominciato a scaricare applicazioni e fare workout a casa. Da qui ho capito una cosa: non fare mai workout per poco tempo, oppure senza avere l'attrezzatura adeguata. Facciamo workout con le giuste cose, perché fare degli esercizi per terra ti fai solo male se non hai un'attrezzatura adeguata. E per quello ho smesso e voglio ricominciare a comprare attrezzatura adeguata. In tutto ciò vorrei solamente dirvi che questo è un video... Per chi mi conosce da tanto tempo sa che questo è uno dei miei classici video in cui parlo tanto, do tanti spunti di ragionamento personali, ma non arrivo mai a una conclusione che... tipo... Quindi è uno dei miei classici video all'antica, spero che vi piacciano. Il vostro corpo, lo dico soprattutto alle ragazzine più piccole, è vostro, non è di una pubblicità, non è di un negozio, non è di una persona e non è di quel bulletto che vi prende. Voi dovete dimagrire, se volete dimagrire, per voi stesse, perché voi non vi vedete bene in quel fisico che avete, o semplicemente perché vi rendete conto che andando avanti potrete avere problemi di salute, non per altre ragioni. Se voi vi vedete troppo magre e vi viene da piangere per questo motivo, parlatene con vostra madre, con la vostra migliore amica, e cercate di risolvere il problema cercando l'aiuto, non chiudendovi in voi stesse. Perché una cosa che in questa società si dimentica è che non esiste solamente il problema dell'obesità, perché quello che vedo io è che è molto trattato più di riguardo una persona un po' cicciottella, nel senso viene vista realmente come un problema, un disagio. Invece le ragazze troppo magre, ma che non sono entrate nella fase dell'anoressia, sono viste semplicemente come troppo magre, prese in giro, o da altre persone viste come fighe, come modello di riferimento, quando in realtà si sta male dentro. Perché come fa male dire guarda come sei grasso, fa male anche dire guarda come sei magro, sei anoressica, sei uno stecchino, e non è bello dirlo. E secondo me bisogna ragionare anche su questa cosa di dosare le parole in entrambi i casi. Questi erano i miei punti di riflessione sul corpo della donna, comunque sul corpo di una persona. Vorrei veramente tanto che condividete il vostro pensiero su questo argomento
qui sotto parlando di voi stesse, di quello che pensate, della vostra esperienza, insomma, fatemi sentire partecipe della vostra vita. Spero che questo video vi sia piaciuto, che i miei punti di riflessione vi siano piaciuti, che sia stata disordinata come una volta. Mettete un like a questo video se volete, se non volete mettete un dislike, se non volete fare niente non fate niente perché siete liberi di fare quello che volete. E al prossimo video, ciao!